News. Buonasera da Chiara Lucia Germena, notiziario flash di Free Press Online di mercoledì 22 giugno 2022. È il giorno del dolore e dell'estremo saluto alla piccola Elena Del Pozzo, uccisa il 13 giugno scorso da sua mamma Martina Patti. Lutto cittadino a Mascalucia e bandiera a mezz'asta a Palazzo degli Elefanti a Catania. Il funerale è stato celebrato a Catania nella cattedrale dall'arcivescovo metropolita Monsignor Luigi Renna. La madre omicida in carcere a Piazza Lanza è stata definita dal GIP Daniela Monaco Crea come lucida calcolatrice e senza pentimento. Sul fronte delle indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Catania, dai RIS di Messina, coordinati dalla procura etnea, si cerca di ricostruire nel dettaglio gli ultimi momenti di vita di Elena e capire se Martina Patti sia stata in qualche modo aiutata a compiere il delitto. Presso la Capitaneria di Porto di Catania è stata presentata l'operazione Mare Sicuro 2022, una serie di attività finalizzate alla prevenzione sul regolare svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico-ricreative e commerciali. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un ventenne per resistenza a pubblico ufficiale. All'alto dei militari in un posto di blocco, il giovane non si ferma e si dà alla fuga. Bloccato nei pressi di Piazza Europa, è stato appurato che era alla guida di un Alfa 147 con altre tre persone a bordo senza patente e con il mezzo privo di carta di circolazione e copertura assicurativa. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash sarà online domani sera alle 20.30.